Buonasera a tutti, siamo qui presso l'Oasi Naturale del Bosco di Palo e stiamo per iniziare la nostra serata notturna, una passeggiata nel bosco di notte per osservare quella che è la vita di notte, quindi che cosa fanno gli animali di notte, cosa succede alle piante, nella speranza di riuscire a fare anche delle belle osservazioni da poter poi raccontare domani. E questo è un evento di quelli che facciamo durante tutto l'anno per far conoscere il territorio di Ladispoli, la nostra bella natura, e quindi permettere soprattutto ai più piccoli di entrare proprio in contatto con la natura intorno casa, quindi piante e animali che vivono intorno a noi, nella speranza che poi crescendo possano contribuire alla loro salvaguardia. Alterneremo alcuni percorsi che faremo in silenzio a delle soste dove ci raggrupperemo come adesso per parlare un po' di quello che ci circonda. La notte è un momento particolare nella vita del bosco perché effettivamente molti animali qui nell'Oasi sono notturni. Praticamente tutti i mammiferi, abbiamo molti rapaci notturni, insetti, anfibi, quindi cercheremo di focalizzare l'attenzione proprio su questi animali. E poi arrivati quasi sul prato, che abbiamo il grande prato dell'Oasi, libereremo anche una volpe che abbiamo salvato grazie alla lipu e abbiamo deciso di liberarla stasera perché essendo un animale notturno si può quindi liberare durante la nostra passeggiata. Allora, io direi di iniziare e faremo una lunga camminata nel bosco dove cerchiamo di stare in silenzio perché magari sentiamo dei rumori, degli odori, eccetera. E poi ci fermiamo in un punto proprio all'interno del bosco per cominciare a guardarci intorno e leggere un po' il paesaggio e magari fare anche delle osservazioni di animali. Vuole fare una carezza? Ma come si chiama? Gli avete dato? No, adesso lui ritorna nel bosco e condurrà la sua vita dopo questa serata molto stressante per lui. Soltanto questa serata la fate vedere? Eh? Soltanto questa serata la fate vedere? Beh, sto fortunato, ieri l'ho provato, quindi. Anche io? Anche tu, sì, l'hai toccato, mamma. Ma chiamo un marito. La stessa dove l'ha trovato. La posso carezzare ancora? Vieni, tu l'hai accarezzata amore? Sì, fai passare via. Gli altri bambini, vieni. Naturalmente lui qua mangia lombrichi, eccetera. Allora che schifo, perché l'abbiamo No, lupi no. Il carnivoro più grande è la volpe e poi c'è il tasso, che è comunque un altro bel animale.